Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gilbe e sono qui oggi per portarvi un video molto carino in cui vi mostro qualche sito interessante che personalmente utilizzo per investire o comunque seguire le azioni su cui sono investito. Il primo che voglio farvi vedere è Atom Finance, che ho scoperto grazie a Darko Investments, che se non seguite tra l'altro trovate il link in descrizione, magari se mi ricordo, se no semplicemente cercate Darko Investimenti e lo trovate. È un sito molto interessante e io personalmente lo utilizzo non tanto per, anche se questa qua è una funzione interessante, ma che mi permette di vedere l'andamento dei vari indici in base a un time frame che decido io. Lo utilizzo soprattutto per vedere quali sono le stime future per determinate cose. Ad esempio, se io cerco Facebook o su Estimates, voglio vedere qual è la stima che hanno gli analisti per quanto riguarda, ad esempio, la crescita delle revenues per i vari anni. È una cosa che mi interessa molto, soprattutto anche poi per l'EBITDA, l'EBIT e soprattutto anche, che è molto interessante, l'utile per azione, che guardo sempre con molta attenzione. È interessantissima come piattaforma, ovvio c'è anche la possibilità di fare l'upgrade alla versione premium, però personalmente per le cose che utilizzo io non mi interessa, quindi attualmente lo utilizzo solo per poche cose visto che utilizzo altri siti. Il secondo sito, e non so se tutti lo conosceranno, è Simply Wall Street, che mi permette di vedere un paio di cosettine interessanti. Ad esempio, se io cerco Apple, vediamo un paio di cosettine. Ad esempio, possiamo vedere la valutazione del prezzo che hanno gli analisti di Simply Wall Street. Infatti, come vedete, anche secondo me Apple è sopravvalutata. Io no, ho un po' smesso di utilizzarlo Simply Wall Street, però all'inizio lo trovo molto interessante, soprattutto per le persone che magari non sono troppo esperte. Può essere un buon metodo per valutare un po' le aziende. Ad esempio, una cosa che potreste vedere è qual è la crescita futura che si aspettano gli analisti. Qua ad esempio, come vi dicevo, io attualmente non sono così rialzista su Apple, soprattutto perché negli ultimi anni non mi ha fatto impazzire. Infatti, quello che penso anch'io è che la crescita futura di Apple all'incirca sia intorno a questa cifra qua. Io penso un pelo di più, ma non troppo. Quindi già il fatto che io trovo supporto alle mie tesi su siti interessanti come questi mi fa piacere. Poi potete vedere magari la salute finanziaria dell'azienda, potete vedere che magari gli asset sono più alti delle liabilities per quanto riguarda lo short term, ma anche per il long term. Diciamo che è una piattaforma interessante. Un'altra cosa che potete vedere che è molto interessante è la ownership, per vedere effettivamente chi possiede l'azienda. Potete vedere anche il CEO, quanto vengono remunerati tramite azioni. Non è l'applicazione perfetta, anche perché potete vedere 10 aziende al mese. Io, come vedete, ne ho viste 3 e Apple è una di queste, quindi nell'ultimo mese ho visto 2 aziende perché magari mi interessava vedere cosa pensavano gli analisti di Simply Wall Street di determinate azioni. Considerate però che non è la mia fonte principale per informarmi. Un altro sito che adoro e che utilizzo sempre è MacroTrends, che per me è spettacolare, ma questo lo utilizzo soprattutto per i bilanci perché trovate. Ad esempio, se noi cerchiamo Amazon, trovate i bilanci. Vabbè, qua non me lo trova, non si sa perché, ok. Trovate i bilanci fino a tanti anni fa. Considerate che io una volta utilizzavo Morningstar e attualmente non lo utilizzo più perché utilizzo tutto solamente praticamente su MacroTrends, perché trovo di tutto. Cioè, se io voglio sapere, ad esempio, i ricavi, quanto sono aumentati su Morningstar, mi prendeva solo gli ultimi 5 anni, ma magari io vorrei sapere anche di più, magari 10 anni fa. Ad esempio, vediamo che le revenues di Amazon nell'anno 2019 sono state 280 miliardi, mentre nel 2009, cioè 10 anni prima, erano 24, cioè ha fatto un per 10. E mi fa molto piacere avere un'idea più generale riguardo l'azione, ed è per questo che ho smesso di utilizzare Morningstar e ho utilizzato MacroTrends, anche perché qua è tutto gratuito. Potete vedere anche magari l'utile per azioni, che è molto interessante. Che strano, ad esempio, io qua non sapevo che magari dal 2009 al 2012 siamo passati di utili da 2 dollari per azione a meno 0,09 e poi si è passato anche a meno 0,52. Cioè dal 2014 poi ha avuto, vabbè, una crescita inarrestabile Amazon, impressionante. Però
Così mi viene da pensare che magari entrare in Amazon nel 2014 non fosse così facile. Cioè, io davo per scontato che fosse abbastanza facile da intuire che potesse arrivare a questi livelli qua. Però effettivamente già solo così di prima occhiata, vedere che nel 2014 faceva ancora perdite, soprattutto dopo anni in cui aveva fatto utili, è molto strano. Comunque, sono considerazioni che posso fare solamente se ho la possibilità di vedere un arco temporale più grande di 5 anni. Ovviamente non vi dico che utilizzo Yahoo Finance perché è veramente la base per ogni investitore, secondo me. Quelli che utilizzo principalmente sono Yahoo Finance e Investing. Investing lo utilizzo soprattutto, ma abbastanza anche solamente per un paio di notifiche che mi arrivano sul telefono riguardo magari qualche azioncina da seguire, allora io me li leggo e poi magari me le metto in watchlist. O solamente anche per vedere una cosa che faccio spesso è confrontare le earnings se sono sopra o sotto quello che pensavano gli analisti, ad esempio se sono in verde sono sopra, ad esempio si aspettavano 1,64 dollari per azioni per Microsoft e invece hanno fatto 2,03, ma lo guardo anche per vedere se sono aumentati rispetto al trimestre non precedente, quello dell'anno prima. Infatti, va semplicemente che prendete questo trimestre qua è più alto di gennaio dell'anno scorso. E questo tendenzialmente lo guardo e mi fa molto piacere. Yahoo Finance invece lo utilizzo per vedere la crescita delle aziende, cioè la stima, e poi anche per altre cose, ad esempio controllare il mio portafoglio. Ma qua su analisi vedete la crescita che si stimano gli analisti per i prossimi 5 anni, la crescita annua per i prossimi 5 anni. Poi un'altra cosa interessante è il rating che danno gli analisti, ad esempio Microsoft anche per me è abbastanza un bel buy ed è molto molto interessante secondo me. Per chiudere, un altro sito che utilizzo è spettacolare è TradingView, che mi permette di fare un po' di analisi tecnica. Io ovviamente non sono un analista tecnico perché non mi reputo tale e non voglio esserlo, però avere un po' di nozioni di analisi tecnica a me fa sempre piacere. Infatti il discorso che io facevo sul cambio euro-dollaro l'ho fatto inizialmente grazie all'analisi tecnica. Infatti, come potete vedere, c'è sempre il supporto intorno alla trend line che avevo fissato. E tendenzialmente non l'avrei potuto sapere se io non sapessi proprio niente di analisi tecnica. Quindi, diciamo che avere un'infarinatura generale fa sempre comodo. Poi mi segno sempre un po' di livelli di supporto e resistenza, che anche lì mi fa piacere sapere qualche buon prezzo di entrata, anche se io sono un investitore a lungo termine, quindi non è che mi interessi più di tanto. Per chiudere, poi un altro sito che utilizzo tantissimo è CNBC, che utilizzo solamente per leggere un po' di notizie e anche qualcosina sulle trimestrali. Ad esempio, ultimamente ho fatto due video, uno sulla trimestrale di Microsoft e uno sulla trimestrale di Netflix, che sono due posizioni grandi nel mio portafoglio. Se ve le siete perse, magari andatevelo a vedere perché sono molto interessanti. E l'ultimo sito che utilizzo è Wallmine, che utilizzavo, non utilizzo più tanto, ma è molto interessante per guardare il mio portafoglio. Adesso ho smesso di utilizzarlo perché ho spostato tutto su Google Sheet, cioè sui fogli Google. Infatti l'ho fatto per dare la possibilità alle persone abbonate di accedere al mio portafoglio. Una volta però tenevo tutto su Wallmine, infatti ci sarà ancora il mio portafoglio qua all'interno. Ovviamente non è aggiornato, però mi permetteva di capire qual era la mia esposizione su varie valute e settori, industrie e magari anche qual era la mia esposizione geografica. Infatti, come potete vedere, qua non è più aggiornato. Comunque questa era la mia esposizione geografica, quella valutaria. Poi mi diceva anche i dividendi, quanti ne avevo ricevuti, se il mio dividend yield era più alto o più basso rispetto a quello dell'S&P 500 e tante varie cose che secondo me sono molto interessanti. Detto questo, ragazzi miei, io spero che qua sotto nei commenti mi lasciate qualche sito che non vi ho detto e che utilizzate voi, perché c'è sempre da imparare. Se avete qualche sito molto interessante, magari scrivetemelo qua sotto. E ditemi anche magari il perché lo utilizzate. Ah, un altro sito che mi è venuto in mente adesso è Hyperchart, che utilizzo ogni tanto nei video. Anche Market Screener è un altro che utilizzo, però quelli diciamo sono un po' di meno, lo utilizzo solamente nei video. Diciamo che è interessante perché vi fa vedere la suddivisione, molto semplicemente vi fa vedere la suddivisione, come vi dicevo, delle vendite, magari dei settori. È molto intuitivo ed è interessante. Ovvio, come vi dicevo, lo utilizzo praticamente solo nei video, però ogni tanto per fare un po' di analisi ci sta, è interessante.
Detto questo, ragazzi miei, come vi ricordo, lasciate un bel like, un commento e niente, ragazzi, ci vediamo al prossimo video.